Assessore Masci, continuano le premiazioni in regione per lo sport abruzzese, segno che lo sport abruzzese è in salute. Sì, è vivo, è vitale, è effervescente, continuiamo a ritmo incessante a premiare squadre ed atleti ed atlete abruzzesi che raggiungono livelli di eccellenza in Italia e nel mondo. Oggi abbiamo premiato tre squadre di Chieti, l'Armonia d'Abruzzo, ginnastica ritmica, atlete che si sono distinte come campionesse d'Italia in una manifestazione ad Arezzo. Abbiamo premiato la Fischer Chieti di scacchi, campioni d'Italia femminili, e abbiamo premiato la Pallacanestro Chieti che ha raggiunto l'ambito traguardo della Serie A2, la Lega 2. Quindi assolutamente eccellenti questi risultati. Continuiamo a promuovere lo sport anche attraverso iniziative di premiazione di sport che spesso non raggiungono le luci la ribalta, ma che attraverso la regione e queste premiazioni possono mettersi in mostra, perché lo sport forma i nostri atleti, forma i nostri giovani, contribuisce a creare una società migliore ed è questa la parte dello sport che ci interessa di più e per questo promuoviamo iniziative del genere. Quindi grazie agli atleti, grazie ai dirigenti, grazie ai tecnici, a tutti coloro che ruotano attorno al mondo dello sport per costituire una grandissima famiglia che sicuramente contribuisce alla crescita dell'Italia in maniera positiva. Ecco, assessore, lei ha annunciato anche la volontà di organizzare una grande convention dello sport abruzzese con tutti gli atleti premiati in questi anni, ma soprattutto ha ricordato come in questi anni, in questi 4 anni e mezzo, comunque lo sport abruzzese ha avuto finanziamenti, ha avuto quindi investimenti per circa 20 milioni di euro. Ma sì, noi avevamo detto che avremmo cercato in tutti i modi di trovare finanziamenti all'esterno della regione, perché risorse regionali non ce n'erano in un momento di grande crisi, e devo dire che ci siamo riusciti. Abbiamo utilizzato il Porfeser per l'Aquila ed il Cratere per circa 6 milioni di euro, abbiamo utilizzato i fondi per la coesione circa 7 milioni di euro per il restante territorio, abbiamo finanziato i Giochi del Mediterraneo e poi anche con le donazioni di tanti cittadini che hanno voluto dare il loro contributo per la rinascita dell'Aquila e dei paesi del cratere, siamo riusciti a fare anche interventi sullo sport. Quindi quasi 20 milioni di euro in questi 4 anni, una somma assolutamente consistente per le manifestazioni e per l'impiantistica sportiva abruzzese, ma quello che mi dà più soddisfazione sono proprio queste premiazioni di atleti che si distinguono a livello nazionale ed internazionale. Abbiamo cominciato 4 anni e mezzo fa, quasi per scherzo, ad introdurre questi premi regionali, e devo dire che oramai si susseguono a un ritmo incalzante. L'idea di fare una grande festa nei prossimi mesi per chiamare a raccolta tutti coloro che in questi anni sono stati premiati, per far vedere che in Abruzzo veramente c'è uno sport che è vivo, effervescente e vitale, e che contribuisce certamente attraverso questi risultati, attraverso l'impegno di tanti, a costruire una società migliore.